a Brisighella, in provincia di Ravenna, uno dei borghi più belli d'Italia, ai piedi dell'Appennino tosco-romagnolo. È il borgo dei Tre Colli, sui quali svettano la Torre dell'Orologio, la Rocca Manfrediana e il santuario dedicato alla Madonna del Monticino. Il borgo è composto da un dedalo di viuzze, scale scolpite nel gesso e tracce dell'antica cinta muraria. Ciao Silvia! Ciao Gloria! Questa piazza è coloratissima, sembra una cartolina d'altri tempi. Vero. Questa è Piazza Marconi. Pensa che è una piazza antica. È nata nel 1500 e oggi è un piacevole punto di ritrovo per i brisighellesi, ma anche per i turisti, che vengono qui per passeggiare, per cenare e per apprezzare le tante manifestazioni che organizziamo in tutto il corso dell'anno. Questa è l'antica via del borgo, ha un nome curioso, si chiama Via degli Asini. Come mai? Si chiama Via degli Asini innanzitutto perché è una via in cui transitavano i birocciai, i carrettieri. Però anticamente, nel 300, era una semplice cinta muraria per la protezione del borgo. Arrivano i birocciai, i carrettieri, che trasportavano il gesso dalle vicine cave, grazie agli asinelli, che avevano le loro stalle qui, proprio di fronte agli archi, e quindi via degli asini. Questo è il giardino di Ebe, Gloria, un giardino zen che è stato realizzato nel 2000 dall'artista Hidetoshi Nagasawa. E questo fa parte di un percorso di arte installativa che lui ha dato vita nel 2000. Questo è quello che resta della sua opera. Quindi davanti ad una chiesa il concetto è che ci si inchina. Di fronte a una chiesa ci si inchina per entrare dentro un percorso che sembra un labirinto, ma è anche un giardino della meditazione. Ed ora il pezzo forte di Brisighella, la Rocca, giusto Silvia? Esatto, la Rocca di Brisighella, costruita nel Medioevo dalla famiglia Manfredi di Faenza. Di qui si gode una vista spettacolare, Gloria. Brisighella ha mantenuto intatto il suo fascino antico. È la meta ideale per chi ama vivere lentamente, immerso fra arte, storia e natura. Like sorry, like sorry.